nella scorsa puntata di Vado a vivere in capanna. Ancora una volta un modo giorno ha inizio nella vita di Nazi, che ignaro delle sue grandi capacità, si trova in procinto di costruire un grazioso e caratteristico tavolo allargabile. E con pazienza ecco che pian piano prende forma. Finito, finalmente in tutta comodità, il nostro Nazi può mangiare decentemente. Il profumo di un nuovo anno. Il tempo fa schifo, fa freddo, si avvicina la pioggia. Direi che iniziamo proprio bene. Ragazzi miei, ciao a tutti e bentornati nel mio canale e nella mia catapecchia che pian piano prende forma come sempre. E niente, direi, dato che oggi è il primo dell'anno, di iniziarlo nel miglior modo possibile. Oggi, finalmente, voglio dormire nella capanna. Ho deciso di costruire anche una sedia, la faremo velocemente, così almeno potrò mangiare comodo. E proveremo a vedere come si sta nella nostra catapecchia. Quindi mettiamoci al lavoro e speriamo bene. Datemi un bancale, eccoti qua. Tu sei la scelta giusta, iniziamolo a lavorare. Oh mamma mia, sei bello tosto tu, eh? Degno di una sedia resistente. Ecco qua, e si è rotto. Ho smontato, demolito, sfracassato il bancale ed ecco qua i suoi resti, ormai non si muove più. E adesso sto iniziando ad immaginare un attimino come fare la nostra sedia. Devo cercare di costruire una base molto solida e che mi permetta di non cadere con le ciappette per terra. Ho già qualche idea per la testa, adesso la mettiamo in pratica e vediamo che ne viene fuori. Prendiamo le misure. Ecco qui le mie ciappette. Eccola, eccola. Ecco qua. Ecco qua. Beh, una parte dello scheletro è pronto e quindi direi di iniziare a montare i nostri piedi. Come altezza, così dovrebbe andare bene. Vita, 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 vita. Ah. Ah, che cosa carina! Eccola qua, valiu! Ah, ci piace! Oh, meno uno! Oh, è andata! La nostra sedia prende forma, valiu! Ah, dovrebbe andare bene come altezza. Completiamo il tutto. Ecco fatto. Mamma mia. Speriamo bastino. E via. Ecco qua. Et voilà.
Ragazzi miei, la nostra simpatica sedia è pronta ed eccola qua, Valiu. Oh, mamma mia, sembra un po' un seggiolone. Però non è male, sembra anche abbastanza resistente. Quindi adesso la testeremo, ci sediamo sopra e speriamo bene. Bella mia, confido in te. Ah. Oh, wow, mamma mia, tiene bene, tiene molto bene. Anche se leggermente quadrata e bruttina, devo dire che va benissimo. Valiu, mi regge davvero molto molto bene, non scricchiola, mi posso sedere senza problemi, guardate qua. E il bello è che mi sono lasciato il vuoto sotto le gambe, perché c'ho il vizio di infilarle sotto la sedia. E dietro lo schienale non l'ho fatto altissimo, perché mi piace appoggiarmi così con il braccio. Mi piace sta sedia. Vediamo se ci va. Io poi ovviamente non prendo mai le misure. Centrata giusto giusto. E quindi ecco qua la nostra sedia. È il nostro tavolo. Mi sento un po' come il nonno di Heidi. Il tavolo forse è ancora un po' troppo alto, quindi modificheremo un po' i piedi più avanti. E niente, voglio dire, finalmente, dato che ormai la sedia è pronta, il tavolo anche, la cucina pure, il letto ci sta, direi che è arrivato il momento di iniziare a portare dentro la capanna il necessario per passare la notte. Quindi vado a prendere delle coperte, qualche cuscino, e questa sarà una prova, perché oggi voglio fare una prova per vedere anche se senza cappotto si può dormire nella capanna. Ovviamente il cappotto alla capanna verrà fatto il prima possibile, purtroppo non ho tanti bancali, ma boh, mettiamoci al lavoro, vado a prendere ciò che mi serve e torno subito. Qualcosina l'avevo già preparata. Mamma mia, raga, sta facendo buio davvero in fretta. Non ci credo, ragazzi miei, finalmente abbiamo anche la luce ed eccola qua, illumina tantissimo, è abbastanza potente sta lampadina, però ovviamente devo ritoccare un po' il tutto perché sti fili aggrovigliati, buttati così, non mi piacciono assolutamente. Per oggi li lasciamo stare così, ma nei prossimi giorni vedrò di creare un qualcosa che mi permetta di avere tutto in ordine. A parte questo, ho già avvolto con delle buste della plastica tutti i collegamenti che ho fatto, così almeno se arriva la pioggia non succede niente. E adesso non mi resta che, ragazzi miei, andare a prendere il pezzo forte della capanna, il materasso. Torno subito. Oh, eccoci qua. Certe quanto pesi. Che sensazione strana. Adesso la situazione attuale è davvero molto ma molto strana. Ragazzi miei, il nostro letto è pronto ed è qui nella capanna. Finalmente potrò passare la prima notte e mi sono permesso di prendere lenzuola, coperte un po' anzianotte, così almeno se si sporcano, se si rovinano non è un problema. Però raga, il letto finalmente è qui e non vedo l'ora di vedere cosa succede questa notte. Oh mamma mia. Oh. Che bello! Ah, sono sul letto. Ah, mizzica, raga, non è niente male, guardate qua la mia casetta. Sembra anche abbastanza grande vista così. Niente, niente male. Sono proprio soddisfatto. Allora. Ah. Ah.
Che stanezza! Eccoci qua! Aiù, il nostro brodo per riscaldare il nostro piccolo pancino è pronto e quindi buon appetito e piatto pulito. Bello caldo caldo! Mamma mia! Tutta tutta! Oh, ne ho messa troppa! Basta. Bene, la mia pancia ma anche il mio cuoricino sono belli caldi e sono abbastanza comodo sulla mia sedia. E niente raga, vi volevo dire due cose. La prima è che ho intenzione, se troverò le giuste parti, di creare un lavabo. Però devo trovare i componenti giusti. E a parte questo, dato che me l'avete chiesto in tanti, sono già alla ricerca di una stufa a legna, però non molto grande, me ne serve una piccola. E fin quando non la troverò mi adatterò con qualcos'altro. Per sicurezza, perché non so cosa succederà questa notte, direi di utilizzare questa. Ah, questo non lo sapevate, no? Ah, perfetto, mamma mia. Ok. Eccomi. Ma che bello. Beh, raga, sono pronto. Sto per passare la mia prima notte qui in capanna e la passo nel primo giorno del 2021. Con la speranza che quest'anno vada alla grande. Quindi adesso io vi saluto, vi do la buonanotte e noi ci vediamo domani. Spengo la luce da qui con questo semplice interruttore e via. Buonanotte! Buongiorno. Fatto un po' freddino verso le 3 perché si è messa a tirare un bel po' di vento e poi si è messa a piovere, non si è capito cosa è successo stanotte, però adesso non so se si vede ma sta piovendo con il cielo sereno. Ah, eccolo. E mentre bevo il caffè, indovinate un po', è arrivata la pioggia, raga, sta piovendo fortissimo, ma davvero molto molto forte, e purtroppo c'è anche un po' di vento e quindi l'acqua si sta scagliando sulle pareti e non è una cosa buona questa perché sta iniziando a bagnarsi il tutto, mannaggia la miseria. Volevo iniziare a creare un po' il cappotto per impedire appunto all'acqua di entrare, però adesso non so come fare, quasi quasi lo faccio lo stesso sotto la pioggia sperando di non bagnarmi troppo. C'è la miseria, tu mi guarda un po', un ombrello molto colorato, ecco qua, ecco fatto. Anche se non ho legname a sufficienza per coprire l'esterno della struttura, non vuol dire che non possa renderla impermeabile e quindi utilizzerò questo polistirolo per chiudere tutta la parete in modo che l'acqua non entri, ma a parte l'acqua si crea anche una barriera contro il freddo, dato che questa notte un po' di freddo l'ho sentito. Vabbè, vediamo che ne viene fuori. Allora, dove? Iniziamo da qua. Thank you.
Sporco, zuppo, ma felice perché la prima parete è stata chiusa. Eccola qua finalmente. E adesso sto passando a quest'altra parete. Praticamente queste sono le due principali dove mi trovo io con il letto, e quindi il vento entra e si sente. Una volta chiuse queste due, se mi avanza qualcosina, cercherò di chiudere anche la terza parete. Però per il momento basta che chiudo queste due, così sento meno freddo durante la notte. Sono riuscito a chiudere anche leggermente la terza parete, non ho chiuso tantissimo, ma ho chiuso dove sembra che sbatta di più l'acqua, infatti qui è abbastanza asciutto come anche dall'altra parte. Invece dietro sono riuscito a chiudere il tutto e guardate qua, valiu, bella protetta finalmente, non dovrebbe entrare più acqua e il calore dovrebbe restare di più all'interno e non dovrebbe nemmeno entrare il vento dall'esterno. Ovviamente questa è solo una base perché poi verrà coperto il tutto e, come già detto, qualche idea per il tetto che metterò in atto poi nelle prossime puntate, però sono sicuro che riuscirò a chiudere tutta la struttura e ad impedire a qualsiasi tipo di freddo o altro di entrare all'interno della struttura. Per oggi penso che mi fermo qui perché devo fare rifornimento di polistirolo e di legna per chiudere il tutto, però ripeto, sono molto contento perché la struttura pian piano davvero prende forma, diventa sempre più bella. All'interno ormai ci stiamo organizzando bene, c'è un po' di disordine ma migliorerà il tutto. E abbiamo il tavolo, abbiamo la sedia, nuova sedia, il nostro letto, la nostra cucina. Quindi raga, abbiamo tutto e finalmente ora anche tutte le mini fessure e i mini buchini che sono rimasti sono stati chiusi. Questa notte dormirò di nuovo qui, penso che adesso dormirò sempre qui e per me è un piacere avere la mia tranquillità e tutto il resto e passare questa bella avventura. E poi la prossima volta vi farò sapere un attimino come è andato il tutto e se ho avuto freddo rispetto all'altra notte. Detto questo ragazzi miei, io adesso vi saluto e mi raccomando, se anche quest'altro video vi è piaciuto non dimenticate di mettere il mi piace che è importantissimo, di condividere ma soprattutto di iscrivervi al canale. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!